come il benvenuto a Charles, un ragazzo che insomma abbiamo visto tante volte, già da più di questa stagione, quindi un ragazzo che già conoscevo prima e che come caratteristiche chiaramente, come avevo detto, mancava un po' un attaccante esterno, invertito, mancino. Poi lui ha queste caratteristiche di agilità, di destrezza, di uno contro uno, quindi dà delle soluzioni al mister diverse da quelle che avevamo. Siamo contenti che sia qui, il ragazzo ha fatto tutto il suo percorso a Lens, lo scorso anno invece è stato poi in prestito al Paris FC, anche lui è stato molto contento sin da subito quando è stato avvicinato da noi di far parte insomma di questo progetto, di questa sfida, e quindi niente, siamo contenti che sia qui, e gli diamo il benvenuto e gli facciamo un grande in bocca al lupo. Moi, je suis vraiment très content d'être aujourd'hui à Vicenza. È molto felice di essere qua a Vicenza. Je voulais remercier tout le club, le président, le staff, les joueurs et tout le monde pour l'accueil qu'ils m'ont donné depuis que je suis arrivé. E donc ringrazio a tutti quanti del mister, del club, tutti per la possibilità che ha di essere qua a Vicenza. E je vais essayer de tout donner pour aider le club à réussir à atteindre ses objectifs. E proverà di dare tutto quello che può per raggiungere gli obiettivi del club. Ecco, è possibile, volevamo capire un po' cosa l'ha convinto della proposta del Vicenza, nel senso che è un Vicenza che è in Serie B, ma soprattutto in un momento di difficoltà, ultimo in classifica. Cos'è che l'ha spinto ad accettare la proposta del Vicenza? Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir pour jouer pour Vicenza alors que on sait qu'il y a un peu de difficulté? Que c'est un groupe série B et qu'il est aussi dans la classification des plus bas. Quand j'ai reçu la proposition de venir jouer ici, j'ai pas regardé le classement. J'ai vraiment senti la confiance de tout un club pour moi. Et c'est vraiment ça que je recherchais et j'avais vraiment besoin. Donc voilà, j'ai ressenti cette confiance et cette confiance j'ai envie de la rendre aujourd'hui sur le terrain. Non è che quando ha avuto la proposta ha guardato cosa, dove era classificato, cosa ha sentito, che il club l'aveva chiamato, che c'era tanta gente dietro che lo voleva e per quello ha deciso di venire, ecco, e di partire per l'Italia e di venire qua. Puoi descriverci quali sono le tue caratteristiche in campo? Ok, ci puoi lo dire anche. Doucement, parce que là c'est moi qui ai des problèmes avec le technique. Je suis un joueur qui aime avoir un peu de liberté sur le terrain. Et un joueur qui piace avoir un peu de liberté sur le terrain. Ouais, qui aime bien provoquer le défenseur. Qui piace jouer et provoquer la difesa. Je me décrirais un peu comme un joueur un peu créatif. Et si descrive comme un joueur créatif. Basta, grazie a tutti. Buongiorno, nel tuo curriculum brilla la voce assist, sei un giocatore che si propone molto bene in avanti e fa fare gol ai compagni. Ecco, credi che quest'arma, quella degli assist, possa essere utile anche a Vicenza? Tu l'hai compris? No. Allora, elle demande pourquoi est-ce que normalement dans ton curriculum, dans ton CV, on voit que tu aimes assister aussi les autres joueurs pour pouvoir aussi leur faciliter de faire des goals. Est-ce que tu penses faire la même chose aussi? En tout cas, j'espère que je suis venu ici aussi pour ça, pour aider l'équipe à marquer plus de buts, à gagner. Donc je vais tout donner pour essayer de mettre les attaquants dans les meilleures conditions et pourquoi pas moi aussi marquer. Ah. Mais c'est vrai aussi que j'aime bien faire les dernières passes aussi pour les attaquants. Donc s'il pensa di poter continuare a fare questa qua, è per quello anche che è venuto,
e spera anche di poter magari anche lui fare qualche gol, ok? E ecco. Al Lens volevo capire un po' come giocava, nel senso che posizione ha o che posizione preferisce, non so se giocano a 4 o se è abituato a giocare. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu vous êtes habitué à Lens à jouer à 4 ou À Lens, notre système c'est plutôt 3 défauts, enfin 3-5-2 ou 3-4-3. À Lens, 3-5-2. 3-5-2, très bien. Tu ne vois pas de faire un 3-5-2 ou 3-4-3. Exact, merci. Mais après, moi, je m'adapte à. Si, adapte à toutes les situations et les systèmes. Prima esperienza nel campionato italiano, cosa ne pensi appunto del modo di giocare del campionato appunto italiano e magari anche nello specifico della Serie B? Le mode de jouer italien dans les championnats italiens de la Serie B. Est-ce que tu connais quelque chose? Est-ce que tu sais quelque chose? Non, la Serie B, je connais pas trop. J'ai eu quelques amis qui ont joué dans les divisions inférieures, Série C, Série B, mais la Série B, je connaissais pas trop. Donc, je vais voir, c'est ma première expérience, donc je vais voir un peu. Donc, la sua prima esperienza come Serie B. Ah, amici che giocano in Francia in Serie C, C e D, ma ecco, la prima esperienza per lui qua. Del calcio italiano nello specifico cosa ne pensi? Du football italien, qu'est-ce que tu penses en général? Bah, c'est un football qui est très très bon. Ils ont beaucoup de très très bons joueurs. Donc un calcio molto molto buono, molto alto, hanno tantissimi buoni giocatori. Je pense qu'ils sont en train de progresser. Ils ont je pense qu'il y a un nouveau style de joueurs qui est en train de venir, comme les Verratti, les Barella, tout ça. Sì. C'è un giocatore al quale lui si ispira particolarmente? Sì. Chi è che ti ispira? C'était lui qui t'a poussé peut-être, lui qui l'a spinto diciamo a iniziare la carriera di calciatore. Volevo capire, direttore, scusi, sì. Chiedo a lei. E il giocatore è appena arrivato, però si è già allenato con sì, ha già fatto 2 allenamenti con i compagni. Con l'allenatore. Come sarà? Com'è che si integrerà non conoscendo l'italiano? No, velocemente. Allora, velocemente innanzitutto perché la lingua del calcio e nel campo è quella più facile da imparare, chiaramente. Poi è chiaro che metteremo a disposizione del ragazzo una persona con la quale lui cercherà di studiare, per cui di imparare quelli che sono i termini calcistici più velocemente possibile. Abbiamo fortunatamente qualche ragazzo anche nel gruppo che parla un po' di francese, il ragazzo parla anche un po' di inglese, per cui insomma credo che da questo punto di vista l'adattamento sarà facile, le richieste saranno quelle dirette, insomma, poi saranno aiutato sicuramente come già facciamo con tutti gli altri ragazzi con analisi video, per cui anche visivamente sarà facile per lui adattare quello che saranno le richieste dell'allenatore. Questa è una cosa che facciamo per tutti, quindi analisi sugli allenamenti, analisi individuali, quindi lo accompagneremo a 360 gradi in quello che è il suo percorso, in tutto quello che ha bisogno, che è quello che ha bisogno, però è una domanda assolutamente giusta e corretta, perché i ragazzi una volta che arrivano poi hanno sicuramente bisogno di essere accompagnati, di essere seguiti nella quotidianità, nel loro, insomma, nel day by day che li accompagna, per cui cercheremo, come deve fare un club importante, di assistere i ragazzi in tutto e per tutto, ecco, credo che li metteremo a disposizione, come a disposizione di tutti, tutte le nostre risorse. Lui è pronto per giocare, voglio dire, ha giocato fino a... Sì, sì. Lui ha giocato e si è allenato fino a l'altro ieri con il Lens. Sì, sì. Quindi già per giovedì eventualmente? Questo non lo so, è a disposizione da giovedì. È a disposizione da giovedì, sì, sicuramente. Il primo impatto con la squadra, visto che ha fatto 2 allenamenti con l'allenatore, che impressione hai avuto? Avec l'équipe,
Ah, tu as fait déjà deux entraînements. Dès le premier contact avec l'équipe, ça s'est vraiment bien passé. Bello, bello, il primo impatto con la squadra. Comme j'ai dit, ils m'ont très bien accueilli. Una accoglienza fantastica, diciamo. Et donc après, sur le terrain, c'était naturel, comme si j'étais là depuis plusieurs semaines. Ah, ok. Et donc, sul terreno, sembrava tutto naturale, come si era già qua da un po' di tempo, da 2 settimane. Il direttore chiede, ha detto che ha giocato a 4 o a 5. Sì. Nel modulo attuale in cui gioca Vicenza, 4-2-3-1, la sua posizione sarebbe di stare all'attacco? Sì, può giocare. Sì, lui ha queste doti comunque di polivalenza, no? Per cui sì, chiaramente dietro l'attaccante in tutte e tre le posizioni. Se il mister dovesse cambiare il sistema, lui anche nella sua carriera ha fatto anche l'esterno, quindi il quinto. Quindi sa adattarsi in tutti e due sistemi, 3-4-3 anche uguale, stesso discorso, sa giocare nei ruoli sotto punto oppure da esterno. Sì, sì, l'ha fatti nel suo percorso ha ricoperto più posizioni. Chiaro che esatto, diciamo che l'idea è quella di vederlo giocare, insomma, da esterno d'attacco. Abbiamo detto che mancava un mancino che potesse venire dentro il campo, quindi l'idea credo generale sia quella, e poi vediamo lui come si adatta alle risposte che dà in campo. Poi volevo chiedere un paio di priorità al ragazzo, se dato la scelta del numero di maglia, se quando ha scelto il numero 20, se il 20 che ha scelto, sì, quindi il numero disponibile, che celui-là, secondo me, si presenta. Tu as, mais tu, ça fait longtemps que tu choisis ce numéro-là, ou... Non, j'avais peut-être le numéro en tête, mais comme j'ai déjà pris, j'ai choisi. Ok, è un numero che gli piace, però non è che c'era tanta scelta. Ok, ha detto, beh, quello non è, insomma, va bene per me il 20, ecco. Okay. E poi se c'è qualcosa che ha guardato in particolare quando ha saputo dell'interessamento del Vicenza, non so, la storia del club piuttosto che la città o la distanza da casa, qualcosa di questo. Quando tu hai su che tu allais venire ici, donc a Vicenza, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as regardé l'histoire du club? Déjà, un peu l'histoire de la ville? Déjà hier, quand j'ai visité le stade, on m'a montré un peu les grands joueurs qui avaient joué ici. Quando è venuto già ieri e che ha visto già tutti i giocatori, i grandi giocatori che hanno giocato qua. Donc, già quello l'ha interessato. Et puis, quelques années aussi, ils étaient en Serie A avant. Et puis, quelques années fa, erano in Serie A, et così tu les as suivis un petit peu, hai visto qualcosa? Non, quand ils étaient en Serie A, non, non, mais on m'a dit qu'ils étaient en Serie A. On sapeva che era stata in Serie A, e per quello aveva interesse anche perché era una squadra. Buona storia, sì. Buona storia. E per gli S. Bozzaretti, buona. Chi ha detto il direttore di S? Non ho capito. No, era di come? Ci ho preso poco. Fantastico. Bonilla è il secondo rinforzo di questo mercato invernale. Come sta proseguendo la trattativa invece per Lukaku? Siamo in attesa di una risposta che dovremo avere a breve, quindi insomma credo che il club abbia fatto tutto il possibile per cercare di convincere, tra virgolette, insomma, il ragazzo, di spiegargli bene tutto. Non è una questione neanche di convincimento, credo. E un ragazzo credo che abbia più di un club, è un ragazzo che ha fatto, insomma, un percorso, una propria carriera importante, ecco, cioè, detto due o tre stagioni fa la Lazio ha ricevuto un'offerta da 30 milioni per lui dal Monaco. C'è stato anche un giocatore che, insomma, ha avuto poi chiaramente magari l'ultimo anno e mezzo ha avuto qualche problemino in più, però parliamo di un giocatore che comunque sia è importante, e quindi ripeto, credo stia sciogliendo gli ultimi dubbi, non tanto secondo me riguardo a noi, ma magari riguardo a qualche scelta altra che può avere. Quindi si è preso una giornata di tempo e speriamo di avere una risposta, credo, di una giornata di oggi, domani al massimo. Posso fare una domanda al DS? Lo so, però gli volevo chiedere solo questo.
questo, perché il Resto del Carlino, mi pare, ma più di un giornale, sì, ha scritto che con Venturato a Ferrara, Proia potrebbe lasciare Vicenza per tornare con Venturato. Per cui volevo capire, siccome l'ho letta da parte, non abbiamo avuto nessuna... Se per caso era arrivata una... No, non è arrivata nessuna chiamata, poi mi sembra che qualcuno, ho letto anche oggi da qualche altra parte, forse sempre il giornale Livio, che aveva avuto richieste, anche lui non è arrivato niente, comunque è un giocatore che non ascoltiamo nessuna voce di mercato. Come lista adesso noi siamo a più uno, giusto? Sì, la lista, ripeto, la guardiamo il 2 febbraio, in questo momento sarebbe anche intelligente allargare le liste, considerando che ci sono 13, 14, 15 casi tutte le volte, quindi insomma limitare le liste in un momento del genere credo non possa anche essere una decisione non particolarmente intelligente, considerando, ripeto, il periodo in cui stiamo vivendo e il fatto che veramente si rischia di fare partite con 12-13 giocatori non a disposizione, quindi insomma sarebbe anche, credo, giusto per i giocatori averne qualcuno in più a disposizione, no? E, però vediamo tutte queste cose più avanti, ecco, abbiamo la possibilità fino a fine mese chiaramente di creare lista partita per partita, giustamente riguardo anche i giocatori che sono disponibili. Purtroppo questo è un periodo in cui si vive alla giornata, non si possono fare calcoli di nessun tipo, tutti siamo però sulla stessa strada, per cui non dobbiamo crearci nessun tipo di alibi ed essere più forti degli altri nell'adattarci a quello che è la difficoltà. Però è chiaro che è capace di, come l'anno scorso, preparare una partita, fare il tampone, sono tre positivi, cambi tutto. Quindi la bravura nostra, la bravura di tutti, deve essere quella di zero alibi, andare dritto, sappiamo che ci sono questi rischi, preparare ed essere più forti di testa rispetto agli altri. Direttore, cosa pensa delle porte chiuse? Si sta parlando di questa possibilità? Speriamo di no, perché è chiaro che poi dopo bisogna dare anche senso a tutto quello che è stato... diciamo l'iter vaccinale che abbiamo fatto tutti, ma soprattutto perché abbiamo già sofferto tantissimo il calcio senza tifosi a porte chiuse, ce lo stiamo veramente godendo da poco i tifosi, per noi sono un valore aggiunto straordinario, lo sono per gli altri, lo sono in generale per il calcio, per cui ci auguriamo assolutamente, credo tutti, siamo dritti su questa strada, sul fatto che speriamo che non si arrivi a questa decisione, perché lunedì, veramente ritorneremo indietro sotto tutti i punti di vista. Lunedì mi pare che... Com'è? Mi pare che lunedì sì. Si avrà questa risposta. Si avranno queste risposte e speriamo, ripeto, che invece si possa fare un calcio come piace a tutti noi, chiaro con tutte quelle che sono... eventualmente determinate precauzioni, mascherine, tutto quello che è, però insomma che il calcio, che credo che durante la pandemia in un momento difficile ha comunque dato un po' di sfogo, ha comunque dato un sollievo, chiamiamolo così, no? A tante persone che comunque stavano a casa, quindi ha dato comunque un modo di uscire un pochettino da quella che era la quotidianità, possa continuare a essere per tutti, insomma, non solo il calcio, ma tutti gli altri sport, non stiamo parlando solo del calcio, possa essere un diversivo che un pochettino distolga da quella che è comunque la difficoltà della quotidianità. Grazie.